Cari fratelli e sorelle, non posso fare a meno in questo momento di non pensare a quello che sta accadendo in Siria, alla strage di bambini, ai milioni di sfollati, al fatto che abbiano usato le truppe governative, il gas nerbino, per uccidere migliaia e migliaia di persone. Non posso fare a meno di pensare ai nostri fratelli in Egitto, la cui chiesa è stata data alle fiamme in seguito alla rivolta che sta accadendo in questo periodo in quella nazione. Vogliamo chinare il nostro capo per chiedere che il Signore ci accompagni nelle riflessioni che faremo sulla sua parola. Signore, in un mondo così turbato da tragedie senza fine, da dolori inauditi, ci troviamo qui in questo luogo di preghiera per rinnovare la nostra esperienza di fede con te, per alimentarla con la tua parola. Ti prego, Signore, che quello che ascolteremo attraverso la tua parola possa diventare cibo spirituale nella nostra vita quotidiana e che la tua parola possa fare di ognuno di noi testimoni della speranza, testimoni di un Cristo vivente, di un Cristo che presto interverrà nella storia per creare nuovi cieli e nuova terra. Ti prego, Signore, che questa mattina possa avvenire nella nostra mente, nel nostro cuore, questo incontro particolare con te, Signore dell'universo, Creatore e Salvatore. A te, oh Signore, sia la lode e l'onore per sempre. Amen. Cari fratelli e sorelle, vorrei chiedervi di aprire la parola di Dio e di leggerla nell'Evangelo di Matteo al capitolo 12. Matteo capitolo 12, dal versetto 38. Allora, alcuni scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e il segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Il nostro mondo, il nostro pianeta, un mondo che ha sempre avuto bisogno di segni, di manifestazioni grandiose. Pensate che nel nostro tempo
ci sono, a parte che ogni giorno sorgono movimenti nuovi, ognuno di questi movimenti religiosi dice di avere la verità, e uno di questi movimenti che opera soprattutto negli Stati Uniti, durante le funzioni religiose fanno passare nelle corsie una cassa, e per dimostrare che i fedeli veramente hanno ricevuto lo Spirito Santo devono mettere la mano dentro questa cassa chiusa. Dentro la cassa ci sono serpenti a sonagli. La dimostrazione che lo Spirito è nella persona sarà, come c'è scritto in Marco, che anche se dovessero bere del veleno mortifero non ne sarebbero toccati. Un tempo che ha bisogno di segni, un tempo che ha bisogno di grandi personalità, e quindi non ci dobbiamo stupire se i mass media non fanno altro che raccontare che Papa Francesco ha telefonato direttamente alla persona, oppure ha augurato all'umanità, a Roma, buongiorno, buonanotte, buon pranzo, buona cena, buon tutto. Un mondo che si stupisce di fronte ad una persona che dice queste cose deve essere un mondo proprio scarso, un mondo che è assolutamente bisognoso di segni. È strano come la parola di Dio invece attiri la nostra attenzione su questo testo di Gesù che, rispondendo agli scribi e ai farisei che gli chiedevano: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Ma egli rispose loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, il segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Vi ricordate anche quando Gesù verrà portato davanti a Erode, che Erode gli dirà: dai, facci vedere che cosa sai fare, facci un segno, mostraci la tua potenza. Gesù non disse parola, non aprì bocca. Diffidiamo dei segni. La parola di Dio dice che l'unico segno che sarebbe stato dato a una generazione malvagia e adultera sarebbe stato solo il segno di Giona. Il figlio dell'uomo che sarebbe stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Guardate, fratelli e sorelle, questo è un messaggio forte. Perché? Perché dobbiamo iniziare a improntare la nostra relazione di fede assolutamente e solo su Cristo. Se tu hai messo la tua speranza e la tua fiducia nell'uomo, hai sbagliato il passaggio.
l'unica fede, l'unica speranza, l'unica certezza può essere messa solo su Gesù. Tant'è vero che nella parola di Dio ci sono diversi testi che attraverso i quali il Signore ci parla di questa centralità della fede, sull'unico centro che possiamo avere in quanto credenti. Gesù diverse volte ha detto: e quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Allora, questo testo noi lo leggeremo attraverso la lettura di Giovanni capitolo 12, partendo dal versetto 23, dove viene detto: Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore e rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve e mi segue, là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'animo mio è turbato e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi, camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. È bellissimo, è importante questo testo, perché in questo testo è contenuto tutto il senso della predicazione di Cristo. Allora, per capirlo bene, dobbiamo comprendere in quale contesto è inserito. Al capitolo 11 c'è stato l'ultimo grande miracolo di Cristo, la risurrezione di Lazzaro. Non era mai successo una cosa come accadde quella volta, dopo 4 giorni, quando il corpo era già in decomposizione, Gesù gli ridava vita. A tale punto che al capitolo 12, e allora leggiamo prima al capitolo 11, versetto 53. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Capitolo 12. C'è l'episodio di Maria che unge d'olio a Betania i piedi di Gesù. Al versetto 9 viene detto: una gran folla di giudei seppe dunque che egli era là, e ci andarono non solo a motivo di Gesù,
ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Dunque, l'ultimo grande miracolo di Gesù, che era la dimostrazione eclatante della sua divinità, suscita nel suo popolo, fra i capi del suo popolo, i farisei, i giudei, gli scribi, i sacerdoti, un rifiuto talmente radicale, a tale punto che viene decretata in quel momento la morte di Cristo. La morte di quest'uomo che si fa figlio di Dio e figlio dell'uomo. Dunque, l'umanità ha bisogno di segni. Se quando i segni sono stati dati ma non sono stati creduti, però questo testo, fratelli, non si trova solo in questo contesto, perché abbiamo altri due testi dove si usa lo stesso termine: quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Quindi Gesù parla in questo testo della sua morte. È necessario che il figlio dell'uomo muoia per attirare l'attenzione delle sue creature. Ma al capitolo 8 noi cogliamo di questa dichiarazione un'altra sfumatura. Il capitolo 8 è il capitolo dell'adultera. Vi ricordate tutti quanti l'episodio? Tutti sono pronti a lanciare la pietra. Gesù dirà: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E poi prenderà da questo episodio la lezione, l'insegnamento che darà ai discepoli, dicendo: io sono la luce del mondo. Chi ama la luce non cammina nelle tenebre. Perché? Perché la luce è chiamata per fare questa introspezione interiore, per far leggere all'uomo quello che è veramente. Poi dirà, come leggiamo dal versetto 21, quanto segue. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: succederà forse perché dice dove vado io, voi non potete venire. Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quello che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è vero, e le cose che udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che gli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: attenzione, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. In Giovanni al capitolo 12 dice: e quando io sarò innalzato dalla terra, parlando della sua morte, qui dice: quando conoscerete che io sono,
quando avrete innalzato il figlio dell'uomo. Fratello, sorella, devi innalzare, dobbiamo innalzare il figlio dell'uomo. La domanda è: che cosa vuol dire innalzare il figlio dell'uomo? A questo Gesù dà la risposta attraverso Giovanni, capitolo 3. Vi ricordate? Nicodemo, quest'uomo che si pone il problema del passaggio fra una religione formale e una religione di vita. Come può un uomo, quando è vecchio, nascere? Può forse entrare nuovamente nel seno di sua madre? Dice: ma come, Nicodemo, tu sei un maestro, un dottore della legge, e non sai queste cose? Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno dei cieli, perché chi nasce dalla carne è carne, solo chi nasce dallo spirito è spirito. E dirà poi, al versetto 13, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Qui viene messa ancora più enfasi, perché come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Innalzare. Giovanni Battista dirà: perché bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Innalzare il figlio di Dio significa riconoscere che per le sue ferite noi abbiamo avuto guarigione. Sapere che lui è morto, si è abbassato perché io fossi innalzato. Dovevo esserci io in quella croce, c'è stato lui, c'è stato lui, si è fatto garante della mia salvezza. Cari fratelli, se ogni giorno noi non abbiamo questo incontro personale con l'Iddio che è stato innalzato sulla croce, quell'Iddio che si è fatto uomo, che ha pagato per te e per me la nostra trasgressione, la nostra disubbidienza, il nostro peccato, noi non possiamo conoscere il carattere di Dio, non possiamo godere della vita eterna. Fratelli, c'è una frase molto bella che è stata pronunciata da una teologa. Dice: una volta pensai che quando ti avrei visto nelle tue alte sfere, prima di iniziare a lodarti con canti, mi sarei lamentata del mio dispiacere. Ora, Signore, il tuo aspetto mi ha talmente sequestrato che tu mi hai portato lontano, al di là di me stesso e della mia umanità. Dio va verso tutti gli uomini nella loro miseria. Dio muta il loro corpo e la loro anima con il suo pane. Per i cristiani e per i pagani, Dio soffre la morte sulla croce, e il suo perdono è per tutti, cristiani e pagani.
essere attratti da Gesù. Come quei greci, in Giovanni al capitolo 12, andarono dai discepoli e dissero: vogliamo conoscere Gesù. E Gesù rispose: per potermi conoscere, se il granello di frumento caduto nel terreno non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Conoscere Dio significa conoscerlo attraverso il Cristo che muore, che viene innalzato. Ecco perché Gesù è stato condannato. Ecco perché questo Dio l'umanità non lo vuole, lo ha già crocifisso da tanto tempo. Ma io vorrei spingervi, cari fratelli e sorelle, a rivolgere ancora una volta il vostro sguardo verso la croce, per conoscere veramente l'identità dell'Iddio che è morto, che è risorto, dell'Iddio che viene, dell'Iddio che è pieno di speranza per te e per me. Non c'è nessun'altra via. Gesù stesso disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può conoscere il Padre se non per mezzo di me. E in nessun altro è la salvezza, poiché non è stato dato nessun altro nome attraverso il quale noi possiamo essere salvati. Non costruirò da solo l'esistenza, diceva Agostino di Ippona. Ho vissuto in modo negativo, fidando in me, sono morto. Ora ritrovo in te la vita. Parlami, ti ascolterò. E questo testo, questa frase di Agostino molto bella, mi richiama poi Isaia 50, versetti 4 e 5. Quando viene detto in questo bellissimo passaggio: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non mi sono tirato indietro. Essere attratti da Gesù significa avere solo Lui al centro della nostra vita. Vivere per Lui, in Lui. Che ogni cosa, che ogni pensiero, che ogni azione, fratelli e sorelle, possa avere al centro il nome di Cristo. Ecco, Egli viene sulle nuvole del cielo ed ogni occhio lo vedrà. Le nazioni saranno costrette dalla gloria di Dio ad essere attratte. Però dirà anche Zaccaria che in quel giorno molto lo piangeranno amaramente, perché il cordoglio non vuol dire pentimento. Come diceva il profeta, è finita l'estate, è venuto il momento della messa e del raccolto e noi non siamo stati salvati. Essere attratti da Gesù significa fare un'esperienza di morte e di risurrezione. Se dunque uno è veramente in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Essere attratti da Lui significa morire in Lui e rinascere in Lui. Voglio il Signore aiutarci a vivere insieme attraverso la Sua parola questo cammino
di fede che ci porti giorno dopo giorno sempre di più a contemplare con un credetto quando sarò innalzato tra rotto di a me. È morto per attirarci a lui, per convogliare tutti i nostri sguardi lì sul Golgota del Calvario, vedere insieme la parola che è stata fatta carne, l'Iddio che è stato fatto uomo per ridare ad ognuno di noi la speranza di credere che c'è un futuro, che c'è la vita eterna. Il Signore ci faccia crescere nella fede e che possiamo veramente innamorarci di questo Dio meraviglioso che ogni giorno vuole ancora scommettere sul mio nome.